Eccoci qua, salve, buon pomeriggio, lo so già in parecchio. Chi? Quanti so? 21. Ben pomeriggio a tutti. E non è Savon. Mamma mia, che Che mazza, ma siamo bianchi, che è qua? Schiurisci, schiurisci un po'. Troppo ciao. Norvegese. Ciao a tutti ragazzuoli, ben... oggi che giorno è? Martedì a tutti, quindi siamo... Basta cambiare mezzo turno che vai proprio un po'... Oh, siamo su Twitch, ben trovati a tutti, ben pomeriggio. Adesso. Ben pomeriggio ragazzi, ben pomeriggio, eccoci qua, tornati. Sei aggiornato, infatti è vero. Oh, è un'altra cosa adesso. Oh, ciao Doberman, ciao Teschio, ciao Doc, Carlin, se vuole CVP Fanta, Docchettone... Chi c'è? Pure chi è uno? Capita? Chi è? Gente nuova, non lo so. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Carlins, ciao Marcom. Ben trovati a tutti. Oggi siamo tornati qui su Twitch dal laboratorio per con fare un PC economico. Oggi assembliamo un PC economico. E insomma, ciao Carlo, ciao Bilico. È del mitico Adrian. Allora, lui che regalò il monitor. Esatto. Allora, ci abbiamo un PC del nostro follower nonché amico cliente Adrian, che ha deciso di... Lui non è che veniva proprio che stava a piedi, perché mi sembra che c'ha un 11.9K con... Sì, stava messo già insomma, bene, stava con messo una 3080 bene. Peraltro Ha detto, me faccio il PC nuovo, è venuto qui, c'era già... C'è il PC meglio del mio e del tuo, solo che fanno... Esatto, ce l'aveva promesse, che ha detto, vengo, me faccio il PC nuovo, è venuto e così è stato. Abbiamo Ha detto, mi voglio fare un super PC, ha detto. Esatto, il vecchio PC di Adrian andrà a tizio, no, speriamo di no. Che cazzo, è mega tutto, Quindi il PC in questione l'abbiamo fatto vedere nella live scorsa di venerdì, all'inizio live abbiamo fatto vedere un po' di pezzi che andavano a finire all'interno di questo computer, ma il computer sì, come vedete da qui sotto in descrizione stanno scorrendo i componenti che ci andremo a montare. Intanto vi dico che inizieremo, cioè vedrete per la prima volta e vedremo anche noi per la prima volta il case nuovo di Fantex. Te lo dico, questo non l'assemblo neanche per treno a 10 livelli, quindi te puoi mettere pure in ginocchio, guarda, scordatelo. Il case in questione è l'erede del P500A, in questo caso infatti si chiama G500A, giusto? Non ti ho interrotto che stai andando Ok. Sì, G500A è un restyling, un po' come si fa nelle auto. Ciao Blitz, ci abbiamo Giuda qui di nuovo. Gli abbiamo cambiato... Perché Giuda? Che c'è che ha fatto? Ti devo ricordare che ha fatto martedì scorso? È uno di quelli che mi ha fatto assemblare Blitz, io non mi scordo. Ma tu lo hai sfidato e lui ha risposto, non è che mo lui è Giuda perché... Un altro è Thales, un altro non mi piace, VRC. Comunque siete usciti di nuovo a 7.20. Comunque capitano, vedi che perché... Cioè, devi... Cazzo, però non ho sbagliato io. Lo so, che è? Colpa mia. Oh, poi, niente... Dai, rifaccio partire a Milano. No, che fai ripartire? No, sa becca a 7.20, non è mo' potremo chiudere, gente che sta aspettando, ciao Thales, ciao Iceman, Fabio sempre riposato, no, sì, stamattina sì. Stamattina mi sono stancato. Fabio, se continua a dar capocciate sulle varie bascule... Da un'altra tramba. Cioè, non so se notate la nuova tramba. Questa è quella vecchia. Cioè, no, quella vecchia. Quella vecchia. No, quella vecchia. Nuova. Ah, già è passata quella vecchia. Ma io perché mi rimargino... Sì, rapidamente ti rimargini. E certo, delizza. Perché poi sai che c'è, non avendo una persona normale che ha i capelli, senti boh, porco, ti vedi un po' di sangue, già bene, è successo niente. E manco si vede. A me qualsiasi spizzata che do. Ho capito, non la devi dare. Lo sa tutto il mondo. Questo da una capoccia. Poi che palle, ogni chiunque entra, che ha fatto? Ah, mi sono incollato una serata. L'altra volta ha dato una capocciata, ha sfidato la community e ha perso malamente. Sta botta invece sembra che hai rinsavito con quest'altro colpo perché comunque è stato buono, non ha detto niente, quindi no, ho detto meglio. Neanche un treno livello 10. Chi? Possiamo guarda c'è Pasterello. Ciao Pastore. Te sta limando le corna Fabio, te dice Teschio. Da quando ho la pelata le capocciate si sentono di più. Eh sì, perché non c'è più niente che attutisce, vedi, cuscinetto, vedi cose. Quindi vabbè, oggi è un PC impegnativo, non possiamo tergiversare più. Comunque, di tanto. Comunque, mo faccio, mi moglie mi ha mandato una foto che te la faccio adesso a te perché poi la faccio vedere stasera. 14 anni fa, Tu moglie è uguale. Ma che cazzo sei? Tu sembri pure io sono uguale. No.
No. Tu sembri. Vabbè, tu sembra che non lo so, che tipo che sei tipo sbarcato da poco col gommone. A me quando l'ho fatta che cazzo. Quindi non era meglio un 319KS? Sì, è vero, però il 319KS. Mamma mia, ci bavo comunque, è polemica. Ho capito. Era meglio. Però non è stato possibile farlo. Uno, perché il 319KS è un processore che non abbiamo all'interno del negozio, ed è uscito comunque da relativamente poco, e quindi per andarlo a cercare a ordinare anche il prezzo sicuramente sarebbe stato più alto, e quindi abbiamo fatto con quello che avevamo in casa, anche per non andare troppo lunghi con i tempi. Ma de fatto non è che cambia in realtà tanto. Non abbiamo neanche tutto di questo PC, ci manca, attenzione Claudio, se grande Claudio, ci manca il secondo SSD, quello da 2 tera, che purtroppo ci arriverà domani, però per non far saltare la live o comunque posticiparla di troppo, visto che il PC ad Adrian glielo vorremmo dare, lo monteremo senza questo SSD, che poi andremo ad aggiungere direttamente. Esatto, sì, anche perché poi questi giorni si sono ammucchiati un po', arenati bestioni, tutti i bestioni, arenati all'interno del negozio, 3-4 bestioni. Allora c'è un ragazzo, se vuoi la possiamo far vedere la scheda, che poi tutta fuffa se vogliamo la scheda. No, la mattonella 45x45, che ti viene in mente se ti dico questa cosa? Lì dietro, lì sotto. Allora, ciao Gio, c'è sempre di meglio. Allora, vi facciamo vedere una cosa che non vedrete mai nella vostra vita. Pure per noi è stato. Allora, questa scheda qui. Aspetta, questa si merita un full. Questa scheda qui ce l'ha portata un cliente. Introvabile sta scheda, musa vede picchio, capirai. Tanto c'è picchio, va tranquillo. Allora, è venuto con picchio, se stai guardando, non è nostra. Non è nostra, quindi non si può ordinare. Allora, è venuto con un case che è il Gagnier 110 con questa scheda. Quando l'ho visto, stai a D. Non è possibile fare una cosa del genere, non c'entra manco a calcio. 80 euro con scheda madre, ma anche perché, ragazzi, vi faccio vedere quanto è grande, quanto è extended ATX questa scheda. Allora, la scheda è questa qua, è una mattonella, veramente una mattonella, non l'ho neanche mamma mia, pesa un, guarda quanto è grossa. No, cioè, vabbè, quando la prendi lì per lì dici l'ho presa al contrario. No, poi in realtà capisci che, allora, se prendi una bilancia ti dico quanto pesa sta cosa, farà, guarda, non voglio esagerare, ma farà penso 3,8 kg / 4 kg. Fammi sentire a me. Tiè. Questa fa 3,41. No, mo ci sorprenderà facendo 2,8. No. Ragazzi, sta cosa pesa, sta pesa a zero, un... facciamo vedere che è a zero. Pesa un po', sta a zero. Sta a zero, tutto zero. Mo l'appoggio, certo, mo sarà un problema appoggiarla, andare a vedere quanto. La metti dettaglio. Ma dettaglio. È uguale, è preso lo stesso. No, dettaglio nel senso. Dettaglio così. Allora, lo tenete per una bussina. Allora, fa 3 kg e 2. Ci sono andato vicino. Io ho detto 3,41. 3,41. Te 3,41. No, tu hai detto tra 2,8 e 300. Mezzo, troppo ampio. Tra 2,8 e 300 ho detto. Sono 300. E sei andato fuori. Anzi, aspetta, se lascio, perché qui c'ho a sottenere. Mo' aumentate il peso. Questa se continua a sprofondare. 3,2 kg. Perché la gravità se ne sa conto. 3,2 kg fa. Comunque, pesa una tonnellata. E andiamo a vedere. Guarda, era da tanto tempo, tanti anni che non vedevo un extended ATX così extended, perché poi extended ormai sono, ma non sono. Pare che sto a tirare fuori una pizza. Guarda quanto è grossa. Ah, allora, le schede convenzionali normali. Non ti dà appena un attimo la sensazione che l'hai presa al contrario? Sì, perché effettivamente sì, è più larga è che alta. Sì. Le schede normali finiscono dove c'è questo foro qui, che è dove si avvita, e dove generalmente qui a fianco alle RAM troviamo il 24 pin. Invece abbiamo le prese messe da questo lato, ok? Dietro c'è lo shield, naturalmente, una branda di shield enorme. Scusa, guarda, un posso po'. Misura. Sarà 31 e mezzo. Cioè, come la maggior parte dei case, per 31 e mezzo.
per 30 e mezzo. È una mattonella. Cambia in centimetri. È una mattonella, devo dire, bellissima. Questa poi accesa fa un effetto stratosferico. Hanno spostato la batteria lampone, c'è, sì, è ben nascosta, ma c'è. Hanno spostato le due prese 8 pin per la CPU tutte a destra, perché qui a sinistra non c'era lo spazio per farcele entrare. Guarda che dissiatore URM. Anche se... Sì, no, è una cosa impressionante. Devo dire molto bella. Devo dire molto bella. Dietro normalmente parte ipercarrozzata, a tal punto che c'ha anche due Thunderbolt, cioè che sono due mini DisplayPort in realtà. Con questa scheda non vi servono gli hub USB. Quante ce n'ha? 2, 4, 6, 7. Non ce l'ha tante. 7 più tutte le. C'ha tre tasti naturalmente, che uno è lo Smart Button, l'abbiamo visto anche su altre schede. Poi c'ha tre Type-C, incredibile. Due mini DisplayPort, beh, WiFi 6 è integrato, audio con SPDIF, e c'ha la presa Ethernet 10G, una delle pochissime, forse non ti dico l'unica, ma solo su queste fasce trovi schede di rete 10G. E niente, poi è una cifra lunga, cioè a un certo punto dice ma quanto è lunga? Di quanto eccede? Qui abbiamo tantissime prese, abbiamo due Type-C frontali, due USB 3 frontali, 6 prese SATA l'hanno mantenute, il 6 pin questo quello qui serve per alimentare PCI, sì, alimentazione supplementare. Poi abbiamo 24 pin, ci sono tantissime prese per le fan, ma ce ne sono penso almeno 10, quella qui sotto ne troviamo 1, 2, 3, 4, il pump fan qui sotto, 2, no. No, è il secondo pump fan. Ci metti con due pompe. Perché se fai un impianto custom, quindi qui parti con l'audio RGB normali, ARGB, 1, 2, 3, 4, fan, quindi system fan, pump fan 2, questo qui è WFLOW, che magari è solo 3 pin. Poi abbiamo due USB on board, abbiamo un sacco di BIOS switch, LED switch, questo non so che cos'è, M switch reset, dobbiamo andare a vedere i tasti di accensione, ha tantissime cose, queste qui vanno poi analizzate, un'altra presa ARGB qui in basso. Poi troviamo quello che vi dicevo prima, fino ad arrivare qui su dove ci sono altre tre prese fan con un altro ARGB. Poi c'è il pan fan classico e il CPU fan. È piena di roba, piena di roba. Poi serve a qualcuno? Credo no, però. Che è? Ballerino? No, perché ballerino, perché questo si può staccare, perché sotto c'è un'altra presa M2, questo è un altro shield. Quanti ce n'ha da M2 alla fine? Non lo so. Ce n'ha uno. Penso, allora, ce n'ha. Andiamo per intuito. Uno qua, e vabbè. 2, 3, 4, 5, 6, forse 7, 8, 8. Vabbè. Ce n'ha tanti. Comunque, questa è la linea più alta, più elevata che MSI produce e mette sul mercato. Veramente una signora scheda. Quindi questa qui la dobbiamo andare a montare. Costa più di 1.000 euro, ragazzi. Costa più di 1.000 euro. La dobbiamo andare a montare e naturalmente il cliente era venuto con un case non adeguato, perché comunque un case più piccolo tu dici c'ho un P500A, già non va bene, non ti c'entra. Questo era ancora più piccolo, quindi ho detto, senti, hai preso sta scheda della Madonna, il 13.9K, tutto quello che vuoi. Per sapere, più piccolo di un Myers, più piccolo di un DF700, cioè... Insomma, alla fine come è andato a finire? Che i pezzi ce li siamo fatti lasciare tutti qua, allora, ma lui deve ordinare un case. Se l'ho cercato, esiste solo da un distributore che comunque non ce l'ha, quindi bene. Non è proprio... Praticamente lui adesso deve cercare, deve trovare un case che a lui piace, che pure va bene... Pure l'Evolve X è piccolo, sì, l'hai detto. Sì, che va bene per l'Extender ATX e... Poi ci porterà il case, così potremo fare l'assemblaggio. Naturalmente il case sarà un case abbastanza particolare, di questo vi lasciamo immaginare che ci faremo. No, purtroppo ci ha portato tutto, non nessun pezzo di quelli che gli assembleremo è nostro. No, faremo comunque sia un contenuto, perché questo merita un contenuto, perché sicuramente il case che ci porterà sarà un case bello. Questa come la metti casca bene, perché è inquadrato perfetto. A proposito di la mattonella per bagno, no? Costosa. A proposito di contenuti, vi dico già che giovedì prossimo, giovedì dopodomani, uscirà un contenuto su YouTube. Voi pensavate che noi stessimo dicendo caga? E invece. No. E vi dico un'altra cosa: il giovedì successivo abbiamo già il contenuto, e quello dopo ancora abbiamo già il contenuto. Mamma mia! Come la mettiamo? Dove erano, amici? Mamma mia! Come la mettiamo? Allora. Siamo a posto per un mese, cioè ci stiamo portando. Senti che frase strana, ci stiamo portando avanti con i video.
Ma che hai detto? Una cosa, è una lingua che non capisco. Allora, no, l'Evolvix non va bene. Adesso lui sta vedendo. Io gli ho consigliato di prendere un AF 700 Evo. L'abbiamo visto, insomma, era uscito un po' di qualche mese fa. Veramente bello e può montare Extended ATX. Se no, lui però è molto fan del marchio MSI, vuole fare tutto un ecosistema. E sta vedendo, sta cercando di prendere un case appena uscito sul mercato, perché deve ancora arrivare bene in distribuzione, che è il... come si chiamava? F qualche cosa, non me lo ricordo. Vabbè, qualcosa 400. 400, 700. 700, qualcosa 700. Vabbè. Un case dell'MSI che si chiama qualcosa 700. Case da 500 euro comunque. Un case che davanti ha un display, una sorta di display. Sono dei tasti touch per gestire le... ventole, LED e tutto quanto. Sul sito di MSI c'è tutta la bella locandina. Non è il creator, no, non si chiama creator. Serve il case MSI, se serve il grande cla per direttissima. Ci lavora o solo gaming? No, ci lavora anche come editor di video, però ci gioca anche. Quindi infatti io ho detto, ma perché sta scheda madre così? Un po' di andare su una Ace e ti si ridimensionava un po' tutto. Anche se Ace comunque sono sempre quasi 1000. Infatti ieri io ho detto, il Prospect 700R. Bravo, esatto. Bravo Iceman. È quello il case. Cioè sta cercando di vedere se riesce a prenderlo. Io ho detto, scusa, ma c'hai due vie, due strade percorribili. Una è quella che comunque sia fai il reso della scheda madre e prendi una Ace, una scheda madre insomma leggermente più piccolina. E lui mi ha detto, no, sì, capirai, questa qui ho fatto la preallocazione, ce n'era una disponibile, ma hanno mandato dopo 3 settimane. Metto, quindi no, a rimandarla indietro neanche a pensarci. E allora l'altra strada è spendere ulteriori soldi, però lo devi fare per forza, perché questa scheda serve e merita un case più adeguato. Sta scheda costa sì 1300, costa tanto. Ciao Marco, grazie per il follow. Pep. Quindi insomma, quello è uno dei prossimi contenuti che andremo a registrare. Oggi stavo lavorando stamattina, ma lo finirò domani mattina, su quel case Asus Helios ROG che vi preannuncio. Abbiamo fatto sia un video per quanto riguarda il case, abbraccio, troppi vicini, esatto, tutte e sia cartelle. L'assemblaggio lo sto facendo, sì, lo so che è bellissimo, Pastere, ma tu devi sta buono con i case. Pastere, da quant'è che non cambi case? No, non gnodi, questo capirà in vedere ora, anche dopo aver buttato nel CS700 di Mobbo, quale, chi, cosa, di che parliamo? Comunque vabbè, usciranno diversi video, stiamo registrando parecchio. Sì, ma l'utilità non mi convince rispetto ad altre mob di fascia alta. È polemico ultimamente. No, allora, c'ha ragione, io gliel'ho contestato anche a lui ieri. Gli ho detto, devi capire che comunque in un PC standard, cioè composto da un processore, 2 o 4 banchi di RAM, 3 o 4 o 5 SSD NVMe, mi sono proprio tenuto largo, una scheda video e quello che concerne gli attacchi del case, quindi fan, USB frontali, eccetera, andare su una scheda del genere sicuramente non la sfrutterai neanche al 50%, perché poi è quella la verità dei fatti. Quella è una cosa, se tu ci fai overclock pesante o se ci fai build anche solo per estetica, che dici spendo di più perché prendo una delle schede più belle che c'è sul mercato, ci fai custom loop magari con doppia pompa per scheda video, con doppio radiatore, cioè lì parliamo di... No, ma la sua risposta è stata comunque di se tutto... Se non ci fai niente di tutto questo... La sua risposta è stata di tutto rispetto, ma detta a ste... O sai com'è? Quando uno c'ha la fissa. Lì alzi le mani, perché lì tu decidi consapevolmente di spendere quella cifra. È come per un'automobile, no? Vuoi l'auto 3000 benzina 800 cavalli, uno ti direbbe, ma scusa, ma panna al lavoro, te potevi fare una smart. Lui dice, sì, lo so, però come la fissa quando ti metti, la fissa è fissa. Domanda, dovrei prendere un altro banco di RAM 2 da 16, 3, 6, vorrei prendere la stessa marca, quella che già purtroppo non sono mai disponibile. Allora ti dico, ti svelo un segreto, Peps. Se tu compri delle RAM a distanza di tempo anche uguali, probabilmente hanno una revisione del chip diverso, quindi di fatto non sono uguali. Le RAM purtroppo, per averle uguali e avere la certezza che metti l'XMP e vanno bene senza problemi, devi comprarle insieme. Quindi dato che le due non si trovano, io ti consiglio di vendere le tue due e comprarne un kit. Esatto.
Rocky, infatti, dice comunque salve. Salve Rocky, ben arrivato. Quindi, vabbè, Poi, questa se è stata vuoi, qui risposta. abbiamo 64 giga di DDR5, buttate così a Eh sentare certo, scherza, così. tanto per. Comunque, no, sono contento che ci sono anche persone del genere che, nonostante il periodo, nonostante le difficoltà, comunque i loro risparmi con i propri sforzi, e a volte sono anche sforzi No, vabbè, cioè, importanti. prendi pure Adena. Adena sappiamo che col PC ci gioca. Sì. 60, io c'ho parlato di Adena 64. No, metti 64. Cioè, alla fine, se tu andrai a vedere un PC utilizzato per gaming, anche in 2K, quello che vuoi, quando andrai sulla memoria occupata, non arriverai mai oltre i 15, 20 giga. 32 sono già tanti, però. Poi 64, via, sciavamo, butta giù dentro, così, lo sai. manca di, sai che. Fai un PC che dici, ma voglio tenere 10 anni, non voglio più toccare. No, Perché lo no, sappiamo fra tutti che 3 anni Adrian che tra sono 2 anni grande. massimo resta qua. Allora, mettiamo una cam a tutto schermo perché cominciamo a montare Vogliamo i fare componenti. l'assemblaggio Eh beh, VIP? sì, per forza. Comunque, dicevo, sono molto contento che ci sono persone che ci regalano queste perle, che comunque riescono ad emozionarci, perché quando si presentano con una scheda del genere, comunque è una bella sensazione, dicendo: oh, ogni tanto vediamo qualcosa di. Ah, la ciccia buona, insomma, sempre con questi petti di pollo sbiaditi. Vabbè, presentate con una Tomahawk da 1,5 kg e facce ride. Per me stesso, azionisti di Eni hanno dato dei dividendi, a voglia a prendere 40. Dai, sono curioso, ma che ci doveva fare con questo PC? Cosa Oni? Quale PC? Questo o l'altro? Abbiamo fatto vedere. Ah, che poi Tomahawk è pure il marchio della scheda madre. Io in realtà, quando ho detto Tomahawk, intendevo la bistecca, quella che c'è al manico. Sai che il Chissà Tomahawk. perché la chiamano Domo. Allora, Tomahawk, tu sai, no? Cosa rappresenta il nome A Tomahawk? bistecca. Sì. Sta sempre a mangiare, a pensarci. Vabbè, ma dai, poi non so, c'ho pure fama adesso. Vabbè, ma allora, la parola Tomahawk viene dall'arma, che poi è indiano come tipo di cosa, no? È l'ascia degli Apache, esatto. Perché comunque si era sta ascia comunque con impugnatura e poteva essere anche da lancio, ok? Non so perché qui hanno messo sto nome, ma la bistecca si rifà alla forma dell'ascia degli Apache, Davvero? perché c'è il pezzo di Vabbè, ho ciccia e imparato c'ha una cosa nuova, mica l'osso. mi vergogno. Ecco. No, infatti io quando ho detto Tomahawk mi ha ciccia, subito, che te sbagli. Comunque, vabbè. No, prima ho fatto l'esempio, una bella Tomahawk, e poi c'avevamo sotto al muso una Tomahawk, però scheda madre. Oh, grande oh, Gerardone, che vuoi? Oh, stai Qualcosa invadendo il mio me. Ho capito, spazio. vuoi che ti aiuto? Dai, Dai, un po' su. piano piano. E lascia che se li fa il nome dalla bistecca. No, ma che è il Non contrario? credo, Ma Gio. che è il contrario? Ma quando? Quanto viene quella scheda? Quale scheda? Specificate i nomi Circa perché. 400 euro la Tomahawk, circa 1300 se La la trovi la Godlike. Godlike. Vabbè, la Godlike è il top. È il top del top. Ecco qua, questa è una scheda madre standard che costa comunque un bel fior fior di 400 euro sto tipo di scheda. E come vedete finisce all'altezza dell'ultimo foro. Quell'altra arrivava qua. Questa qui è un'altra camminata. Mi passi un attimo il metro, perché prima tu hai fatto 31 per 31. Questa qui è 31, quindi è come la Godlike, ma invece di essere 31 è 24. La Godlike arriva qua. Qua, praticamente è quasi con l'aggiunta 31 No, quella più o cosa per meno togliere la qua. scheda video ce l'hanno solo le Asus, Nitro. L'ha inventata Asus, sta cosa. Sì, esatto. Poi sicuramente poi gliela copieranno. Grande Claudio, grande Alan Ford che si abbona. Grande Alan. Oh, cominciamo a montare un po' di cose qui sopra, va. Quanto costa avere Fabio a fianco durante un È gratis. assemblaggio? Ma Fabio ti aiuta. Poi gli metto un po' di cavi sbagliati. Che fai, te sbagli? Oh, allora. Oh, sto 1000 ce n'ha dei cavi. Ce l'ha, è 1000. È 1000. Per dire che ce l'ha più grande degli altri, la Mobbo. Esatto. La meglio è l'Asus, ma la fascia alta Cibao in realtà se la contendono tra la Godlike. Poi sono gusti, a livello poi subentra anche Secondo me l'estetica. qualitativamente stai là, però vai su un discorso di. Guarda un po' come te li danno adesso, vedi? Sfusi. Quelli nuovi sì. Ma questo dopo la nuova revisione faranno quello con l'attacco Gen 5. Oggi sì. Sì, siamo usciti per sbaglio a Siamo 720. usciti a Colpa 7,20. mia, tanto per cambiare.
Però vabbè, ormai 40-90, quindi ce ne ha 3 di questi. 4. 4, no. Mi guardi male, sono 4. Ne sei sicuro? Controlla la scheda, perché alcune sono 3, alcune sono 4. Le controllate voi, che a me me va. Ma ce l'hai là la scheda? Vabbè, la controlliamo dopo. Leviamo la pellicola e andiamo a inserire. Questo è uno dei due dischi. Per fortuna è il principale, perché l'altro è sempre un SN850, ma da 2 tera. Però non ci è arrivato. 5, 5, 6, 7. Proprio gli avanzavano. Questo alimentatore qui non ha ancora la predisposizione Gen 5 che esce con il cavo diretto, anche se come per tutti i brand è acquistabile a parte, perché per dire con il PC che stavo montando oggi avevo un Corsair e mi ha portato il cavo 2 da 8 pin che vanno a finire comunque al 12 pin per la scheda video, a parte perché ancora nel packaging ancora non viene inserito, solo in alcuni modelli. La vitina non serve più. La vitina per fissare l'SSD, hanno fatto un sistema di clippaggio con una bascula in plastica, così, cioè tu metti il disco, ce la mandi sopra, aspetta, la tiene ferma. Te ne danno uno doppio. Certo. Io ti metto tutti i singoli, altro. Qui abbiamo i 4 kit di RAM che intanto andiamo a scartare. 4 banchi, 1. Ecco qua. 3 e 4. Ma Adrian non c'è oggi, che non si sta. No, vabbè, ma Adrian a quest'ora sta là. Sicuramente se la recupera. Non li scartare se vuoi regalarli a me. Non ti preoccupare, li scarto. Poi quando è li regaliamo. Ecco qua. Come questi mi tocca levarli uno per uno. Oh. Beh, devo dire che il PC di oggi merita, da gusto pure quando ti capitano comunque PC di questa fascia di prezzo. Ma non mi dici che vorrai il SATA. Sì, il SATA per forza è che il case lo pretende. Quindi sì. Primo PC che facciamo con 64 di DDR5, può essere? No. Abbiamo montato PC, ma deve uscire il video. Quello di coso là. Ecco, 5000 vinci, certo. No, l'Helios no. Oddio, l'Helios non lo so quanta RAM c'è. No, se pure l'Helios mi sa che ce l'ha. Ormai è un standard, sta diventando. No, non lo so, perché quando monti 4 banchi, fino a che non l'accendo non sto neanche a pensare se sono 64 o se sono 32. Te dico la verità. Comunque, andiamo. Apriamo tutti. CPU, immagino. CPU. Sì. Cominciamo a mettere i vari slot. È modulare fino a un certo punto, che io qui continuo a mettere. Ok. È vero pure che il 1000 c'ha tanti cari. Mazza, ti è toccato lavorare oggi, io. Faticoso, E l'ultimo banco. Dovrebbero bastare. Senta, basta, è un problema tuo. Ecco qua. Ah, che bello mettere le RAM ancora prima del processore. Che fastidio. Ah, che goduria, che goduria. Mo immagino che tu vorrai mettere il distillatore a liquido una volta montato tutto. Che bello. Comunque tu assembli al contrario rispetto a me. Io assemblo come mi pare, non c'è un contrario. Il bello è trovare un compromesso per andare quanto un PC da 5000 spendendo meno. E di fatto nel mondo dell'informatica, che palle, il Vortex bisogna metterci nell'informatica questo mondo non, questa cosa non esiste, trovare il compromesso. Cioè nell'informatica è tanto spendi tanto hai, ma come nella maggior parte delle cose in realtà. Poi certo, in realtà bisogna essere solo un po' più obiettivi. Cioè dici, che ce devo fare? Questo, prendo un i7. Che ce devo fare? Giochi in Full HD. Va bene, basta una 4070. È calla che spendi meno. Ma chi ha speso di più, de fatto c'ha più potenza. C'è poco da fare. Non è come per dire, già nel mondo delle auto
è diverso perché l'esempio è spendi tanto, però magari hai un po' meno motore, ma è più comfort. Oppure magari hai pagato tanto il marchio. Capita nel mondo dell'informatica, per dire, per quanto riguarda se la potenza niente senza il controllo, Madonna santa, che prendiamo lo spot de Ronaldo con la Pirelli, dai. Ah no, questo. Questo. Veramente il biscotto, grazie per il follow. Sia Raflox che X099. 13,9K, sì, esatto. Esatto, bello, questa è la scatola. Grazie Johnny. È vero Johnny, è quello che dicevo io. La vera chiave è capire la propria necessità. È lì che può trovarsi il vero compromesso. Infatti dicevo, se uno è oggettivo e obiettivo, insomma, in quello che sta scegliendo, può dire: cosa mi serve? Un 13,9? No, non mi serve, perché poi alla fine ci gioco e mi basta un 13,7, ma anche un 13,6. Quindi alla fine è tutto un guardare quanto si ha di budget a disposizione, quindi guardare al portafogli, guardare a che risoluzione e anche a che titoli si vuole giocare, o magari a livello lavorativo su che programmi bisogna lavorare. Beh, è una questione di passione però, perché se riduciamo tutto così... No, vabbè, sì, la passione, ok. Ah, se tu vai a vedere, se comprasse, che ne so, un fuoristrada, solo quello che abita in montagna, ne venderebbero 100 volte meno di quelle che vendono adesso. Se il PC potente solo comprasse solo quello che ci fa... che ne fa un utilizzo reale, non solo magari estetico o solo per il gusto, ma di certo, averlo, tu veramente non lavoreresti adesso. Ma certo, ma infatti no, io rispondevo alla frase, sì, del... Poi, però succede pure una cosa al contrario, non so se l'hai mai notata. Sì, quante volte persone che magari dicevo, io gioco 10 ore al giorno, vorrebbero, ma alla fine si trovano a spendere di meno. A spendere meno perché magari non possono, però certo, comprano una cosa sottodimensionata. Certo, ovvio. Ce lo mettevo, devo scrivere. Allora, 1700X. È normale, è tutto rapportato. Allora, se... ma sono pochissime le persone che possono vantare di questo titolo. Se non si hanno problemi, quindi non si guarda al portafogli, non si ha budget, è normale che uno dice, senti, devo comprare, spendo 4, spendo 6, non mi cambia tanto, però spendo una volta sola, fatta bene, le spendono 6. Pure che il PC per Audi gli è bastato un PC da 2000. E fino a là, però sono pochissime le persone. Gli altri, questo ragionamento si accende, scatta questo tipo di ragionamento, quando bisogna appunto guardare anche al portafogli. Allora lì bisogna andare a vedere di cosa si ha bisogno realmente e fare una spesa oculata. Una domanda: ho 4 monitor attaccati, 3 DisplayPort, un HD. Quell'HD non va più da un po', ma se poi l'attacco da sola va, cosa può essere la scheda, una 2070 Super del lavoro? Avete sentito casi del genere? No, può darsi che, allora, che la presa HDMI o c'è un problema di banda, però mi sembra strano, oppure la presa HDMI ha un problema a riuscirsi a interfacciare con, che ne so, magari la grafica impostata con DisplayPort. Mi sembra un po' strana come cosa. Così su due piedi direi, ok, l'HDMI c'ha un problema, però non è detto che ce l'abbia poi realmente. 6 anni fa presi una 1060 al garantirmi 1080p a dettaglio accettabile. Oggi 24 gennaio è ancora vivo. Per il suo dovere e compromesso mi ha fatto vincere. Certo, assolutamente sì. Era 2021, ho speso 320 per i 5,6. E vabbè, è normale, ma lì, Pascalise, lì il problema è che in quegli anni, se avevi necessità o voglia di acquistare un PC, eri costretto a spendere quelle cifre, purtroppo. A proposito di PC montati, domani sera, ve lo ricordo a tutti ragazzi, l'ho detto anche sul mio canale Twitch, perché come sapete sia io che Fabio abbiamo i nostri canali Twitch personali. Domani sera alle 21 sul mio canale Twitch a casa farò l'upgrade dei componenti del mio PC, quindi sarà una live tech dove andremo a montare appunto i nuovi componenti nel PC, quindi vi invito a esserci. Allora, fammi vedere. Bravo capitano che spamma canali personali, Madonna santa capitano, ma che va lo stipendio.
Allora, le viti qua Fabio l'ha messe, ma sono da avvitare, quindi mi avvicino il dissipatore. Il progetto del simulatore come va? Ma allora, aspetta, simulatore ancora niente, nel senso, a parte la mia poltroncina sdraietta che utilizzo per correre e fare le gare, no, non si può progettare un vero e proprio simulatore, perché comunque è un, ecco, è un costo, e lì bisogna fare quel ragionamento, guardare il portafoglio come diciamo prima. Quindi per il momento niente, non si smuove niente all'orizzonte, vedremo più avanti. Questo che stiamo montando è tutto nostro, sì, esatto, Land. No, il posto ce l'ho pure, perché per chi mi segue sul mio canale Twitch sa che io ormai ho una stanza adibita a studio, quindi comunque proprio una stanza streaming, dove ho la mia scrivania e tutto quello che esteticamente è bello da vedere. È un po' la mia cameretta dei giochi, quindi... Sì, ha un senso un cambio pasta termica? Sì, assolutamente sì, specialmente se noti delle temperature che magari cominciano ad essere un po' alte. Più che il cambio della pasta termica, che male non gli fa, quando si cambia la pasta termica si va comunque a smontare la ventola e a pulire le lamelle del radiatore. Ecco, questa è più importante ancora, perché la polvere tende a creare, a fare un tappo, e quello va rimosso, è quello la cosa principale. La pasta termica, certo, naturalmente è una conseguenza, si cambia anch'essa e ritorna tutto ottimizzato al meglio. Quindi sì, se c'ha 3 anni e non è mai stato fatto, sì. Ma io vedo che flickera la cam, o sbaglio? Metallo liquido no, posso la pasta termica? Assolutamente no, fortemente sconsigliato, perché il metallo liquido poi appunto è molto liquido e è una superficie che non attacca, non si spalma, cioè quello ovviamente sotto pressione del dissipatore tende a scivolare alle estremità del processore, se si infila praticamente tra il processore e il socket, niente, butti a schermare, perché comunque quello è conduttivo. Grande Egiz, un altro esperto di simulatori, ce l'abbiamo qua. Succede, si blocca il puntatore del mouse PC frizzato, riavvio forzato e rimane schermo nero come se si fosse corrotto il boot. Così mi è successo a ottobre domenica scorsa, poi formatto, restalo tutto e funziona, ma non capisco che tipo di problema. Ma allora, quello potrebbe essere... Dipende, il fatto che si frizza può dipendere da un sacco di dinamiche. Probabilmente te lo fa talmente poco che non hai modo di farlo replicare come tipo di problema. Potrebbe dipendere dall'alimentatore, che quindi magari dà male la corrente alle porte USB e quindi automaticamente ti si pianta il PC. Oppure potrebbe dipendere dalla scheda madre. Insomma, il mero chi? Guarda un po' chi c'è stati, Potrebbe dipendere da diversi fattori. Devi cercare e trovare il modo di far replicare quel problema per far sì che uno poi riesca ad individuare il componente che potrebbe essere difettoso. Che non penso che dipenda solo dal sistema operativo, perché è troppo strano, se tu lo formatti a ottobre non è che poi dopo 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi ti rifà lo stesso identico problema. Sarebbe veramente strano come tipo di cosa. Ma questa me la tengo di bustina, anzi. Ciao King, ciao Nico, ben trovati a tutti. Allora, queste non ci servono, quindi le rimuoviamo, le togliamo. Questo, via, tutto. Che vorresti fare, Stan? Che mi sono perso? Spiega. No. Allora, domani sera sul mio canale Twitch farò l'upgrade dei componenti. Di alcuni tipi di componenti, tranne la scheda video. Quindi scheda madre, processore RAM e alimentatore. Poi, no, si parlava che prima o poi mi piacerebbe mettere una postazione proprio adibita. In privato no, Nico. In privato come fai a scrivere in privato? Se metti in privato, chi? Quando la leggo? Eccoci. Chiedila qua se è una cosa. Se no, se è una cosa inerente al mondo del PC, cioè quindi se ti serve un preventivo, se ti serve, mandaci una mail. Alla fine siamo comunque un negozio aperto al pubblico e ci puoi contattare per un preventivo, per insomma questo tipo. No, non passo AMD. Andremo a montare il... 317 KF
Quindi prima o poi l'idea, Aegis, sarebbe quella di montare. Grazie. Domani sera alle 21. L'idea era quella di creare un corner all'interno della mia, del mio studio, dove poi mettere proprio i profilati, la postazione, il volante fisso, bello, un direct drive, bellissimo, bello schermo, e un PC adeguato, fatto apposta solo per quello. Però è una cosa che se ne parla fra 100 anni. Ok, questo lo posso, guarda, questo butta tutto per terra, ma come si fa a lavorare così? Come si fa? Guarda. Ma io posso lavorare così, guarda. Non lo so io. No, il volante si attacca e si usa, ok. Poi puoi fare una calibrazione, ma non è che va fatta una cosa particolare. Ok. Poi questo, via. Questo, via. Sì, sì. Sì, sì, i componenti vecchi già tutti hanno trovato tutti una casa nuova. Sì, sì, assolutamente. Allora, la scheda madre la togliamo un attimo. Il cartaccio lo faccio io in genere. Ma che fai te? Che te fai, fai altro che, sì, che so sa. Prendi il case nuovo. Non prendo niente, non prendo ordine da te. Prendo ordine da nessuno. Sì, è arrivato, è ribelle. Abbrevat. Prendo ordini da nessuno. Ah, oh, dai un'altra capoccia. Solo da rimori. Allora, questo è il G500A. Tu direi, ma è uguale a un P500? No! Sì e no, ovvero l'interno, normalmente il telaio rimane lo stesso. Hanno cambiato la tipologia delle ventole all'interno, poi su questo ci faremo un video ad hoc per la serie che sta a braccio. Però vabbè, naturalmente le cose sono abbastanza evidenti, quindi comunque sia il frame davanti ha questo motivetto bombato che si vede qui in diagonale, vedi come vedete. Vabbè, questa è una linea che era già ben riuscita, quindi. La parte superiore non è più un filtro a velina, ma si sgancia totalmente, quindi comunque è in alluminio. Ma te posso dire una cosa, io non l'avrei chiamato G500A, l'avrei chiamato P500V2. Sì, no. Oppure P505. Capito? Così sembra che hai voluto stravolgere completamente. Ah, però dietro hanno messo una cosa, la cover come come l'Evolve X. Ah, la copri magagne alla Evolve X, quindi comunque c'è una cosa in più. Buona comunque questa. Continuo cosa a dire quello che dice Leonardo, poi cioè me devi dare una ventola da 14 dietro. E allora continuano a mettere quelle che già ci stanno davanti. Ma perché non lo fanno? Ma quanto vi costa sta ventola? Quanto va? È una questione di principio, più glielo dici e meno no, lo fanno. Così te devi mettere a cercare una ventola simile a quelle di combo. Ciao Adamo, su quello poi da giorno. Come quarta ventola sul retro consigliate una della Fantex come le altre, nel caso una da Arctic. No, va bene, anche una da 14. Diciamo anche di un'altra marca, non deve essere per forza la stessa. Dimmi Adrian. Ciao. Dimmi tutto. De che? Che ne so, sì. Sì. Ok, ma tu ti posso dare un costo medio con un range, perché generalmente. Ok, ma tu quello lì lo devi. Che lo devi fare quello? Lo devi vendere. Se sei fortunato, ce l'ho qua. Che no? No! Viene domani allora. Del prezzo mediamente il pannello sostituito sta su 250, poi possono essere 128, 165. Perché mo no, almeno te ritiravi, almeno te ritiravi il PC nuovo. Dipende ancora vieni, io consiglio lo sto a montare adesso, tempo che lo finisco, tempo che ci installo il sistema operativo e tutto quanto, poi mi manca il disco secondario, ma mi deve arrivare il disco da 2 tera, perché quello da 1 tera ce l'ho, quello da 2 tera l'ho ordinato, non so se mi arriva oggi, quindi su quello te devo aggiornare. Tu quando riesci a farmi sapere qualcosa?
Eh sì, però poi quello nuovo l'abbiamo ordinato, che ci fanno? Abbiamo un monti in più. Vabbè, comunque per il vecchio PC non ho capito, tu che vuoi fare col vecchio PC? Con il vecchio PC che vuoi portare, che c'è, che vuoi fare? Me lo... Ma che regali? No, no, regali no. Te devo riconoscere qualcosa sono regali. 18 mega e 8 giga di RAM. Ma secondo te, mettendoci nei 16, fa migliorare qualche cosa? Un sistema audio, lo scegli te. Dobbiamo scegliere un buon sistema audio. C'ho un esperto per il sistema audio, mi devo far consigliare. Sì. No. Vabbè, ma non devo. Ma. Vabbè, ma comunque a me sì, ma è pure troppo, Adrian, dobbiamo, cioè, non puoi venire qua vabbè, mo. Ma tu se vieni oggi ancora vieni. E io perché devo finire. Va bene. Allora dobbiamo fare il progetto della postazione Racing. Allora, che qua mo stavano a chiedere in streaming. Mo se tu esci fuori con sta notizia bomba, mi toccherà metterci la targhetta col nome tuo. Sulla postazione e Racing. Perfetto. Okay, vabbè, ciao, dai, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Ciao, ok. Grazie. No. È che vorrei finire il PC e dartelo, però vabbè, vediamo, dai. Vediamo se riesco, te lo do oggi stesso. Va bene. Va bene. Va bene. O domani o giovedì, tanto per noi non c'è problema. Io dicevo per te, per noi se sta qui non ci cambia niente. Mo io racconto a Fabio, lo faccio svenire. Dai, ci vediamo dopo. Ok. Ciao. Allora, ragazzi, c'è una notizia bomba da darvi. Intanto che montiamo, siete pronti a sta notizia bomba? Però devo rimediare un sistema audio buono. Allora, Egiz, visto che stai qua, adesso si parlava del progetto. Allora, il proprietario di sto PC, il buon, generosissimo Adrian, veramente, raga, gli do fa una statua. Mi ha detto, vengo là, so che devi fare il progetto per la postazione Racing, il PC mio vecchio, te lo regalo. Così. E il problema è che... queste cose mettono una difficoltà, mi imbarazzano da morire. E io ho detto, sì, ma te devo riconoscere qualcosa. Mi ha detto, se devi riconoscermi qualcosa, mi compri un buon sistema audio. Io devo comprare un buon sistema audio.
perché io ho detto riconosce qualcosa, lui mi ha detto ma perché se ti dico mi riconosce qualcosa ce l'hai i soldi da dammi? No, allora riconoscimi qualcosa al sistema audio. Quindi potrebbe essere una buona, un buon è stato oculato su questo, devo dire che ci ha preso. E quindi gli devo trovare poi un buon sistema audio, magari non lo so, mi faccio consigliare una marca, qualcosa che è. No, sistema nel senso le casse, un impianto audio, gli devo comprare un buon impianto audio. Quindi buono come il pane, perché questo potrebbe essere il primo pezzo della postazione racing da fare lì. Alla fine c'è parecchia roba, quindi potrebbe Edifier. Non li conosco. No, vabbè, nel senso non una cosa che mi costa più del PC, naturalmente, una cosa che posso sostenere, perché sennò a quel punto direi non lo posso fa, no. Chiedo a Picchio, poi glielo chiedo, dico sì, un sistema umano, ma per PC o in generale? Credo per il PC. Non lo so, io lo chiedo a lui se vuole un 2.1, un 7.1, non lo so, però potrebbe essere una buona cosa. Grande Rombone, grazie Rombo, benvenuto. Allora, intanto che io sto montando con la base rotante, comodissima raga sta base, vi devo dire. USB 3.0. Le casse di ferro, ok. Sì, una cosa comunque che è arrivabile, non è che posso di mo compriamo. Questo c'ha una cosa strana, questo case. C'ha un power switch, che però l'hanno fatto con la misura dello zoccolino di tutto il frontale. Hai visto il front panel delle schede madri? Questo lo occupa tutto, però c'ha solo il power switch. Questa cosa l'hanno un po' copiata da NZXT, che fa il front panel tutto attaccato, ma c'ha anche l'HD LED, il power LED e tutto quanto. Comunque vediamo, sì, le Edifier, devo andare a vedere quanto possono costare un kit di Edifier. E poi da quello che ho capito mi sa che c'ha pure il monitor, quindi in realtà avrei una postazione racing completa. Potrebbe essere una svolta. Attenzione, grandi novità in casa Ferrari. Ieri, tra l'altro, ieri si è concluso il campionato Atom, che poi ripartirà il 13 di febbraio con la 10ª edizione. Ieri abbiamo fatto un'ottima gara. Sarò molto contento della gara che ho fatto ieri. Buongiorno Nano, come stai? Come va la convalescenza? Stai in ripresa? Spero di sì. Allora, questa è la presa ARGB e questa la andiamo a mettere qua. Infatti, siccome il disco secondario non arriva, mi ha detto in caso lo smontiamo dal principale. Bene, sono contento, Nano. Sono casse da PC, le casse buone. Dicevo. Ah, sta buono, questa qui è una Tomahawk, altro che da poveri. Questa è di DDR5, mica come la tua, è scritti di DDR4, Ma io devo dare la lieta notizia a Fabio, attenzione. Questo adesso li mettiamo così. Comunque devo dire che Fantex, sì, non, vabbè, il modello è un restyling, ok, però niente, si conferma sempre che si monta da Dio. Ok, e fino a qua siamo arrivati a questo ottimo punto. Poi la cosa carina è che adesso il sola si sgancia totalmente e possiamo andare ad avvitare il dissipatore comodamente. Questo è il G500, esatto Ale. Comunque libero mail fa proprio schifo, da ieri che me lo... non la utilizzo, non l'ho mai usata, quindi non ti so dire. Ciao Raffo! Ah, io pensavo avessi venuto un piccino. Sì, quello è bello scassoncello che è entrato. Sei pronta la notizia? Tutto. Che vuole Adriana? Adriana mi ha detto, senti, so che devi fare la postazione racing, ti porto tutto il mio vecchio PC. Ho detto Adriana, ti... Sì, va bene, te lo devo dire. No, la cosa bella è che io ho detto: va bene, te devo riconoscere qualcosa. Mi fa: vabbè, ce l'hai i soldi per pagarmelo? No, allora vedi che te lo devo regalare.
Io ho detto, vabbè, ma te devo dare qualcosa. Mi ha detto, comprami un buon sistema audio. Mi devo far consigliare un sistema audio da comprargli poi. Ma detto, direi che come sia sì, andrà bene, anche solo la 3080. Ma in realtà poco fa Egiz, che vabbè, Egidio, no? Mm-hmm. Che lui è il simulatore, mi ha detto, ma insomma, non ho capito, sto progetto simulatore. Ho detto, sì, vabbè, progetto simulatore, manca quello, manca... E nel frattempo tu mi hai passato Adrian, quindi ho detto, fermi tutti, è successo qualcosa di strano. Vabbè, comunque, mo, al di là di questo, Adrian mi ha detto... E mette 8 kW a caso, vai avanti così, ma cos'è da basta? No, beh, non li utilizzerò insieme. Comunque Adrian mi ha detto che dice, mo viene, dice, vengo adesso perché dice, torno dopo, non riesco con il lavoro. Ma ha detto, se il disco... Ma non è pronto questo. No, lo so, però mi ha detto, se il disco da 2 tera, vedi che non arriva, vedi che, mi ha detto, me lo smonti dal vecchio e me lo monti su questo. Ho detto, vabbè, ma se ce l'hai, ma arriva domani. Vabbè, mo dopo... Ma ha detto, via quando te pare, mi ha detto, senti, io riesco a venire adesso, dice, tanto vengo fra un'oretta. Metto poi, poi no, non glielo devo dare per forza oggi. Ma detto, poi se non riesci, non fa niente. Io quando vengo, sto lì, sto buono, sto zitto, non ti do fastidio, ti aspetto. Perché lo sa che siamo in live. E... Vabbè, dai, abbiamo un'ora e mezza. Tanto. Con calma, tanto io mi sono portato avanti. Ciao, Lucio! Mi sono portato avanti e... Ah, devo dire, cosa che hanno fatto? Una cosa carina. Hanno copiato, vabbè, ma da NZXT il front panel a pro di, diciamo, un abbo. Nel senso di c'è il power switch, però ti ho colto lo zoccolino. Però questo è per MSI, se c'hai una scheda. No, tutte così ormai so. A parte che quello non lo possiamo dire. Vabbè, comunque, no, ma pure quella lì ormai, pure Asus lo fa così in lungo. Dai, andiamo così, io lo damo su. Posso finire. Dobbiamo liberare qua. Dai, su. Dai! È buono. Ti vedo un po' scosso. Sì, non me l'aspettavo. Sono tre PC da tenere aggiornati. Tre PC, mamma mia. No, in realtà, beh. Tre PC, manco power ce l'ha. Sì, infatti. Mo' bisogna cominciare a streamare con almeno 600 persone. Sennò qua. Sì, mazza. Qui più aumentano i PC e diminuiscono le persone. Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando. Non lo so, no, vabbè. Sì, ma un po' scosso sta cosa. Perché, sinceramente, non me l'aspettavo come tipo di cosa. Però è stato schietto, è stato onesto, mi è piaciuto. Che tu ti riconosci qualcosa? Ce l'hai i soldi per... No, e allora che cazzo mi riconosci? C'ha ragione. Che grande, mannaggia. Ho dato un'altra botta, Nano, lascia perdere. Ho dato una frontale, perché quell'altra non è bastata. Perché Fabio, quando ha dato la prima botta, per rinsavire, ha dovuto dare la seconda, perché ha capito che... Cercava la prima botta al contrario. Vabbè, che la prima, data la prima, è venuto qua, ha sfidato la community, monto io, faccio io. Poi dopo si vede che è successo pure altro fuori dalle telecamere, e si vede che a un certo punto ha detto, senti, tipo quei film che... devono tornare indietro e cercano di replicare la scena. Ecco, lui ha replicato questa, ha dato un'altra capocciata e sembra che sia rinsavito, eh. Sì, sono meglio di prima. Cioè, non più di tanto, perché poi non ci aspettiamo miracoli, perché ha voglia di dare capocciate, ma... Però... Fai, consiglio di indossare il casco anche quando cammini a piedi. Ciao Dedalus, buongiorno. Mamma mia. Stiamo montando un kilowatt di alimentatore, ormai fanno tipo il prosciutto. E un kilowatt, che faccio? Lascio? Ormai il kilowatt del PC del genere è un standard, quindi. Ecco qua. Oh. E questo lo andiamo ad avvitare. Comunque, c'è da dire. Cioè, vabbè, non posso dire niente. Perché sennò vado a fare uno spoiler su un PC che ci stiamo a registrare un contenuto. Mm. Però vabbè, volevo dire che comunque sto case. Oh, ti aiuta tanto nel montaggio, devo dire. Ma non si può dire il prezzo di questo case? Sì, vabbè, costa 200 euro. Sta sul sito, perché no? Sta 200 sta? Più o meno. Beh, sì. Alla fine, comunque, questo ha mantenuto un po' il prezzo che aveva raggiunto il suo predecessore. Sì, è salito di 10-15 euro, una cosa del genere. Però non di tanto, ecco, mi aspettavo magari con questi piccoli accorgimenti che te lo facessero valere un po' di più. Sta a 110, ma che stai a di? Chi? Fiorentino. G500A stiamo parlando. Ma che stai a di? No, lui 110, ma no, non è vero. E allora che dici? 110, capirai, era esaurito tutte le volte. Aspetta, qui c'è mazza che matassa dei cavi. Meno male che è modulare. Allora, due cavi per la CPU. Questi li mandiamo qua, li facciamo salire. Mo tocca trovare un altro monitor. Che? No, la postazione. No, c'ha pure il monitor. Ma è... No, beh, certo, non è un monitor da postazione racing. Però non so che monitor è.
Vabbè, la postazione per farla in realtà serve. Serve il braccio. Serve il volante, ce l'hai? Il volante ce l'ho, poi prima o poi farò la postazione quella con i profilati, come dice Simone, dice compri i profilati, quella lì si monta, costa di meno rispetto a quelle già fatte tipo dai vari brand e sono fatte meglio. Sì, senza ventole 174, ma questo è proprio con le ventole. Sì, lì bisogna fare... lo spazio c'è dove metterlo, l'avevo individuato, poi ho detto vabbè fra 150 anni lo farò, perché poi l'intento era cambiare il cambiare il volante. Certo, la cosa principale era il PC. Vabbè, già carichi che c'hai una cosa che non devi tutte le volte. No, più che altro se questo PC, io non so, lui che lui c'ha un bel PC. Mi pare che è un 19 o un 19. Se riesco a fare, giocare in full HD ma streamare contemporaneamente, la mia idea era di fare tutto da quella postazione, quando devo fare solo la roba delle gare, e lasci la postazione fissa a sedioletta adesso montata, e il monitor lo posso pure poggiare su un mobiletto. Cioè, di fatto non mi serve effettivamente una postazione che ce lo spende soldi. È solo un PC che non devi staccare e attaccare. Staccare e attaccare, coi cavi, devo solo poi organizzarmi. Però poi lasciare il volante montato. La volante e quando devo streamare da là, io faccio con la tastiera, faccio tra in via, ok, sto streamando, pure se devo giocare in full HD, perché magari per riuscire a gestire la cosa, però... Ma pure torni a casa, devo allenare, c'hai mezz'ora. Io per quello non mi alleno, perché comunque tutte le volte piega il monitor. Perché fai... è abbastanza forte non allenare. Oh! Intanto ieri no non lo so perché non l'ho visto. Terzo posto ieri sul podio. Pensa l'ultima gara. Gara magistrale. Magistrale, solo gira solo. Ho fatto 5 giri di allenamento. Vabbè, vabbè, dai su. Cioè, uno c'ha un potere inespresso, capito? Che uno dice, oh mamma mia, quanto è forte sto. Pensa gara. Se si allenasse. E muoio, poco vedere. Muore, 10 febbraio inizia nuovo campionato. Voglio poco vedere se riusciamo. Se poco poco c'ho la postazione montata fissa. Il mondiale. Mi vendi la 38. Ah, lei allora non ha capito niente. Sto PC si va ad aggiungere. Non no, si deve non si, niente. Non si sostituisce. Hai scartato la 4090? No. Quindi sapevo manco di senza... no, quindi sapevo manco di ci servono 3 o 4 cavi, così uno lo elimino subito se ne va con 3, perché non mi ricordo se questa. Ho detto a loro devo controllare. Beh, sì. Sta diventando come il Cia, sì, però Civita ce n'ha uno per le email, uno per lavorare, uno per giocare, uno per perdere tempo. Ma qui siamo professionali, o oh! T'ho detto, manco Power c'ha tutta la roba con cui streamere, eh. Vero. Però io c'ho una stanza apposta dedicata. Lui pure, penso. Posso contattarvi in privato? Allora, ci può mandare una mail, Nico? Sì, penso pure lui. Lui c'ha una casa fatta apposta per streamare. Sono 3. Sono 3. Oh, vedi? L'adattatore sono 3. Ah, però prima di mettere la scheda video, naturalmente, andiamo a mettere... Questa c'ha pure il DJ Holder, ragazzi. Oh, pesa, oh. Questa pesa, sì. Che sbrega. Ormai 40-90, eh? Diventava l'ordine del giorno. Grazie per il follow, Black. Allora, le placchette hanno cambiato il motivetto nella parte posteriore. Ma sul P500 si poteva mettere la scheda in verticale, vero? Sì. 3 placchette? Non mi ricordo. Ale, te che fai il cazzo? 3 placchette già? Ok, niente. Sono un dio. Ha risposto subito sì. Sì. Trene. Perché lui tu dice in gergo casereccio. Trene. Ce n'ha 3. Ecco, poi va bene. Allora, questo qui che è il dissipatore, vediamo quanto ci sta comodo. Beh, devo dire che ci sta comodo. Essendo un 360, aspetta che mi avvicino qualche vite per il fissaggio. E poi qua sono trene e mezzene, perché ce n'è pure un pezzetto che va oltre. Eh sì. Ah, infatti, bravo. E non credo che c'entri bene. Quando cala un po' di prezzo, bilico, perché sennò... Ecco qua, e questo lo fissiamo così. Con i tubi verso il front. Ma sei stato smart oggi, eh? Hai capito senza chiedere. Cosa? Che i tubi andavano davanti. Beh, ha detto vabbè, P500A vanno avanti. Qui non vedo perché dovrei. Stefano, non mi ricordo, domani devo portare RAM. Sì, Ale, domani devo portare RAM. Giovedì devo fare il pacco. Il pacchettino. Ok. Ne voglio rileva uno, poi ne vado.
che segue? No, lo tolgo io. Il G500A di Fantex, modello che è il restyling del P500A, e lo trovate sul nostro sito. Questo, guarda, il P500A era arrivato a costare circa 195 euro, questo qui ne costa 200 e qualcosa. Tra mezz'ora te ne vai, Galate. Mamma mia, che gioia. Vai, vai a caso, vieni a rompere le palle qua. No, non vengo là. Bravo. Dice. Bravo. Ha detto quasi con un tono di sospiro di sollievo. Comunque è comoda sta placchetta sopra che si mette e... Sì, vabbè, ma sarà visto subito. No, vabbè, ci sta bene. Però questa, aspetta che la sgancio perché posso vedere meglio per mandare dietro i cavi. Domani è giovedì, che c'hai? È il turno? No, perché giovedì esce da casa, la mattina alle 7 si incolla il suo PC, se lo mette in macchina, quando stacca viene qua che gli devo montare l'alimentatore. E domani che viene a fare? Domani devo portare RAM, perché le sue RAM le devo spedire giovedì. Però se le porta giovedì alle 5 il pacco è già a partire, se le porta domani o giovedì mattina vengo certo. Con i componenti, faccio il pacco e spedisco tutto insieme giovedì. Ecco perché viene domani. Lui per un giorno, cioè domani lui starà senza PC, perché sta senza RAM. Incredibile. E... Fabio, prestami un banco di RAM. Sì, ce l'ho da prestartelo, perché no? E niente, se quindi stai così impicciato. Quindi giovedì viene, deve fare cambio pasta termica alla scheda video, cambio pasta termica al processore, ricablaggio con il cambio dell'alimentatore e vabbè le RAM che sono finite. Hai capito? Io quando poi gli ho detto a lei, ma via sabato. No, no, già deciso, decido io, giovedì, ti faccio sentire l'audio, eh? Vai, decido, giovedì. Fai giovedì. No, perché poi sabato si deve alzare. Ma che scherzi. Allora, intanto grazie, Luca, grazie per l'abbonamento. Non è P550A, è P500A per la cronaca. Questo è il G500A. Pochissime cose in realtà, almeno da quello che abbiamo visto. Poi ce lo studiamo meglio in fase di recensione, però. G500A. Poi faremo un video ad hoc su questo case che uscirà su YouTube, ragazzi. Per tutti i nuovi arrivati, per i nuovi follower, vi invitiamo a followare anche il canale di YouTube, che poi è quello che principale, diciamo, no? Dove ci sono 1.000.000.000 di iscritti e quindi vi invitiamo a seguirci anche di là. Poi se proprio non c'era niente da fare, mo che faccio dopo che vi ho followato su YouTube? Followateci pure su Twitch, sui nostri canali personali, però. Allora, questi li mandiamo dietro. Ieri presto come ce l'ho, mo se manca pure se li sceglie. Eh sì, mo se li sceglie, c'è il catalogo, ma che è? Questo è un Vortex 360, veramente... C'entra anche un freezer, sì, c'entra sì. Tranquillamente. Sì, sì. Guardate la distanza che c'è tra il dissipatore di VRM e la ventola. Questo qui, a parte schiacciare bene l'8 pin per la CPU che l'alimenta, che potrebbe creare un po' d'ostacolo, però a centrare, a andare ci va. E ci va più comodo rispetto al P500A che stava con i fori. Questo c'ha un po' più di gioco. Stava un po' più costipato, un po' più strettino. Allora, l'alimentatore dissipatore messo. Adesso è arrivato il momento, per tutti quelli che lo stavano aspettando, il momento del fingerone. Quindi, full screen non è male. Visto che stiamo su Twitch, visto che ci sono un sacco di abbonati, visto che abbiamo pure il cameraman a gratis, andiamo a mettere un po' di pasta termica e andiamo a fingeronare. Potete spammare il fingerone, ma allo stop vi dovete fermare. Chi non si ferma allo stop verrà mandato in cantina. Senta, hanno detto per la 40-90 devi aprire un altro slot. È vero, ne hanno aperti solo due. Abitudini. Sì, è l'abitudine, ma tanto no, devo levarli pure per mettere l'holder. Via ragazzi, via, si parte, si parte. Da mo che sono partiti, il problema è quando si fermeranno. Vi ricordo che l'ultimo che si stoppa viene bannato come una tradizione. Da tradizione? Sembra una cosa bella, invece bruttissima. Basta a destra, c'è un po'. Aspetta. E adesso si lappa. Stop! 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 E si ritorna in postazione.
e la carica. Oh, eccoci qua. Adesso andiamo a mettere c'è di lei, sì. Ce l'hanno tutti, bilico banana. In testa ce l'avete di lei, eh? A paraculi. Bilico bannato, mi dispiace. No, povero bilico. Luca pure bannato, il co fa apposta. Non ci sono mod, vi siete salvati? Ah no. Sembra, quando non ci sono mod c'è Teo. Teo è al di sopra dei mod, praticamente. Ma Teo è onnipresente, Teo. Pensano i salvarsi. Ste viti sono talmente pesanti che il cacciavite calamitato non riesce a tenerle. A sostenerle. Quindi come sbatti cadono. Si sente bam. Bam. Allora, l'altra me ne manca una, eccola qua. La mano è pesante. Comunque Teo ultimamente è nervoso. E Teo perché sta a fa' sto corso? Prossimo, Teo, beh, basta. Teo sta a fa' sto corso. Sembrano amici. Sì, sì, sì. E che è un corso su come diventare amici? No, è un corso che lo prosciuga delle sue energie. Della sua pazienza. Una volta io ho scritto su Discord una cosa, tipo ho detto, Teo, mi è venuta questa idea? Lui mi ha risposto, fa schifo. Poi dopo mi ha scritto, scusa, ecco, ho finito il corso, sto nervoso. Va bene, no. Annaggia, mi battagliavo. No, Savage, non facciamo test in game, anche perché dobbiamo stare al sistema operativo. Se riesco a mettere sta cosa senza... Carburante nella media, Fiorentini. Da domani sciopero, vabbè, ma per 2 giorni. Chiudono pure i self. Ah, sì? That's incredible. Ma tanto non tutti aderiscono, eh? Vabbè, ho più mezzi che litri di gasolio, quindi non c'è problema. Se fai il succhio stai a posto. Manto, non tutti aderiscono. A parte quello, ma poi. Se te tocca andare. Sì, vabbè, in autostrada. In autostrada costa 3 euro a benzina. Non ci si può andare in autostrada, raga. Oh, allora, questo messo. Poi mandiamo su il pump fan. E questo così lo colleghiamo qua. Che vuol dire dove vai a fare colazione, Gerà? Ecco qua. Dipende, Savage, però mediamente con una scheda del genere stai tra i 2 e i 2,5, è il suo range per fare una cosa bilanciata. E questo qui che è la ARG. Grazie Marius per l'abbonamento, molto gentile. Grazie Marius. Allora, questo lo mandiamo qui dietro. Questo questo qui mi devi dare il controllerino suo. Io penso la prima cosa che ho tolto questo. No, perché quello lì non è un controller in realtà. Cioè, ti consente di connettere una presa RGB alla scheda madre. È ok il SATA. E c'ha il tastino. Quindi, sì, di fatto è un controller dove ci vorresti mettere pure il reset come switch. Ma di fatto ci dà le prese RGB per connettere le tre ventole e il water block utilizzando una sola presa. Una sorta di sdoppiatore alimentato, però è uno sdoppiatore. Allora, quando abbiamo già nel case un controller, ok, possiamo evitare di metterlo, ma in questo caso che non ce lo danno in questo case lo andiamo comunque sia ad utilizzare. Mo collego le ventole del radiatore 1, 2 e 3. Okay. Che componenti ha? Guarda, scorrono tutti in descrizione. No, adesso no. Su qua no, scusa. Ti cambio un attimo gamma, così chi è entrato dopo può vedere senza che li elenco tutti. Comunque sì, no, rapidamente sì, scorrono in basso comunque. Ecco. Allora, questi sono le prese ARGB che sto sembratore mediocre, vorrei dire, nano. Ecco. Chi è? Perché? Per curiosità, da quando la MX5 sta ritirata, siete tornati alla Silver 5 o siete andati sulla 4? Al momento siamo con la 4. No, siamo con la 4. Sempre in tema di dissipazione avete sentito il problema dell'Arctic Liquid? Io ne ho montati 17 e 7, compreso il mio, erano sfigati. Ammazza! 17? Ma c'era una partita, diciamo, difettosa. E l'hai beccata tutta te. Fortunatamente noi non c'avevamo nessuno di quei seriali. No, noi siamo andati per fortuna bene. Comunque, se devo dire
dirla tutta, Arctic ultimamente tra la GAF con la MX5, e se devo essere onesto, i distillatori Arctic noi qualche reso lo facciamo tra ventole. Io onestamente di Arctic non sono soddisfatto dell'affidabilità, se te la devo di tutto. Ma allora, cioè, se rompono di più di altre marche, quindi non... No, di altre... Beh, io sì, faccio un sacco di resi di Arctic, te posso dire. Sì, non faccio la stessa quantità di resi anche di Hytec o di Antec, quindi per me, dadi alla mano, Arctic se non... Sì, ultimamente mi sa che hanno toppato un po' troppo spesso, perché quando l'abbiamo iniziato in realtà a trattare non c'era questo tipo di problematica. Poi è venuta fuori un po' col tempo, perché per dire, le ventole sono ottime. La pasta termica, beh, quella comunque fanno una pasta termica buona, molto buona, quindi comunque con quella vai bene. Però sì, magari con il discorso affidabilità dei radiatori che cambiano revisione magari continuamente, hanno toppato un pochettino, come può capitare a tanti altri brand naturalmente. Sì, beh, quello c'è le ventole già montate, non è male, anche se poi quelle ventole è un po' un problema per sostituirle se si rompono. Per dire, Arctic c'è il grosso problema che le ventole che ti danno, se poco poco devi metterle in pull e non in push, a parte quelle ventole sono progettate e studiate per fare solo push, quindi in pull perde molto in prestazione. E poi comunque sia, i cavi sono talmente corti che fai veramente fatica a girarli, ma veramente tanta, raga. 100% virgo, non mi fido mai di niente al 100%. Se ti dovessi dire, vedo usciti molto bene questi qua, i Vortex. Fino adesso non se ne è rotto neanche uno, fino ad ora. Allora, ma questi sarà un problema. È arrivato Adrian. È arrivato Adrian. Allora, tanto leviamo le pellicole. Le pellicole. Sganciamo un attimo. Grazie Bomber Brats. Questo cavo purtroppo... si è visto. Abbandonate Arctic e tornate a Corsair, chiede Aci. No. Che dici, fa? Aci dice, abbandonate Arctic e tornate a Corsair? Beh, meno male che non si è sentito. New York fino a Albuquerque. Ma che posto è Albuquerque? Dove stanno a Mannanto? Sta cosa sta upgradando? Sì. C'era Breaking Bad. Eh? Al Buchetti dove c'è Breaking Bad, è una città abbastanza grande. Ah sì? Va sul testale, pensa. Pensa. Ma in che... cioè in che regione si trova, in che nazione si trova? Non mi ricordo se è Utah. Nello Utah. No, è prima, è... New Mexico. New Mexico, bravissimo. Vabbè, non ho detto io, ma ha suggerito Aci. Oh, sono riuscito a sganciare qua. Allora, per il discorso scheda video, perché è vero togliamo tre placchette, però qui poi va messo l'holder. Cioè, alcune volte quando accendo il computer mi entra automatico nel BIOS. La cosa vorrebbe dipendere che il disco di avvio che tu hai, Stefano, non viene letto in automatico. Quindi potrebbe essere che il tuo disco di avvio potrebbe avere qualche problema. Ma a me, ragazzi, questa è la 4090. Qui dentro c'entra... bene, ma comunque è grossa e questo è ovvio. 4090 Gaming X Trio. È un SSD M2, ok, ma di che marca è questo SSD M2, per curiosità? Ma questo l'hai ricomprato poi? Ecco qua.
Ciao, il mio primo messaggio, cosa ne pensate delle Intel che apre a Verona? È un buon passo avanti l'Italia nel campo della produzione. Sarà... Non lo so, Bomber, in realtà è una notizia nuova quella che mi stai dando, mi fa molto piacere che ce la stai dando, perché in realtà è un'ottima notizia questa. Aspetta che la nostra, il nostro braccetto silenziosissimo... Una cosa urgente o te posso richiamare io? Cioè, è talmente grosso che questo ovviamente si mette qua sotto, agli ultimi slot. Allora, quindi il secondo ce lo posso mettere. Western dice SN570. Allora, l'SN570, forse Stefano, puoi vedere se con il tool... No, questo lo devo sdraiare, sennò non posso mettere l'holder. Se c'è il tool che te lo fa testare, perché bisogna capire se è quello o la scheda madre. Ma tu quando spingi il PC gli stacchi completamente la corrente, lo lasci privo di alimentazione, per capire se quando parte magari la scheda madre invece sta un po' in difficoltà e quindi si fa un fake boot, per dire, e non legge subito le impostazioni invece del BIOS, quindi non trova subito. Domani Hollywood, grande. Ah, quindi è buono, 4.000 dipendenti. Non verrà prodotto noi, si parla solo di un impianto di packaging. Ah, cazzo, non mi conviene mettere questo. Perché io devo mettere SSD. Vabbè, mo ormai una vita ce l'ho messa, raga. Ce la metto. Facciamo appoggio e dopo lo devo cambiare questo. E dobbiamo mettere totale 3 M2, perché quello che arriva domani più questo che metto domani. Ok, ma questo quindi me lo dai subito? Sì, devo solo portare adesso. Ok. 37x4, mamma mia, quanto me dovete. Che è 37x4? Ah, perché hai risabbato? Non è. Mamma esagero. No, prima costava pure di più, Anami. Quindi devi di 37, devi fare tipo 24 per 5. Per 4,99. E poi devi fare gli altri 20. Ma comunque non succede sempre. È una cosa che succede casualmente. Molto strano. Comunque può dipendere o dall'SSD o dalla scheda madre. Prova ad aggiornare il BIOS della scheda madre se ancora non l'hai fatto. Magari ti migliora questo tipo di difetto, perché poi se lo fa randomicamente è un problema pure capire da che dipende. Allora, raga, intanto devo smontare momentaneamente la scheda video un attimino, perché dobbiamo montarci l'SSD. Potrebbe anche dipendere, però generalmente mi vengono in mente quelle due cose. Ecco qua, so che è finito il PC. Ecco, vado a prendere il disco. Ti porto un souvenir grande da Hollywood. No, vabbè, era solo. Oh. L'ho portato alla prima. L'ha smontato? Scusa, un polverato. Ma. Senti, ho. A parte, vabbè, quando ti darò il PC, te devo di. Ho studiato l'impianto. Allora. Aspetta, te monto il disco. No. Questo è qui. Questo è. No. Questo è da 2 tera. Ma che ce la porti? Lo potremmo offrire noi il caffè, no? Sta buono! Allora, montiamo l'SSD da 2 tera secondario. Levo lo shield. E andiamo a chiudere. Sai, un problema. Il PC fa schermo nero e si riavvia, anche stando su Chrome. Ho cambiato la RAM, anche l'SSD, un SN, ma continua a fare il difetto. Cosa dovrebbe... Se lancio un 3D market errore, beh, molto probabilmente è la scheda video, Super Pizzi. Hai un AMD come scheda video? Perché generalmente il fatto di andare a schermo nero è un problema noto, cioè è il difetto che fa la AMD quando si rompe. Invece che farti fatti grafici va a schermo nero. Allora, un dubbio, come te già sai, voglio comprarmi un PC, ma io ho anche una Play. Ecco, mio padre mi ha consigliato di vendere la Play e prendermi un PC. Ora mettiti nei panni miei, cosa faresti? Non mi dire, dipende da te. E non avere più giochi sulla Play.
Allora, io ti consiglio RX G1T. Io ti consiglio di mantenere la Play e in un secondo momento farti il PC. Da come scrivi, penso che sei ancora un ragazzetto, quindi sei piccolino, che ne so, magari 13, 14, 15 anni. Se i tuoi amici, la maggior parte dei tuoi amici, ha una Play, ad oggi conviene tenere la Play perché hai più modo di giocarci insieme. Con un PC sei un po' più limitato, anche perché è anche un po' più complicato, perché costa di più. Per un custom loop ci sono case che consigliate predisposti meglio per questo scopo? No, allora ragazzi, non ci sono, cioè, sì, uno può dire l'ho montato dentro a un case, va da Dio, che ne so, il Core P5 di Thermaltake, che è un case che potrebbe essere attaccato al muro, nasce predisposto per poter montare meglio una pompa, eccetera, eccetera. Ci sono tanti case, ma anche l'H500M di Cooler Master, che hanno comunque la base per poter montare qui la tanica, insomma queste cose qua. L'importante è che il case sia grosso, perché quando si fa un custom loop sembrano tutti grandi, anche questo, poi a fare un custom loop ti sembra piccolo. Potrebbe dipendere dal fatto che il PC è attaccato a una ciabatta e non una presa diretta. Potrebbe dipendere, Stefano. Le piccole prove che puoi fare è aggiornare il BIOS, staccare dalla ciabatta e attaccarlo direttamente alla spina, cioè quindi alla presa a parete, e vedere se il problema ti si ripropone o ti sparisce. Bisogna arrivarci per esclusione. Una 3070 Strix come scheda, molto strano Super Pizzi. Comunque prova a lanciare diversi benchmark, prova a lanciare 3D Mark, Fur Mark o CCT, tutti i test, che se ogni volta che lanci un test che va a utilizzare il 3D, se crasha la scheda video molto probabilmente è rotta. Poi andrebbe provata su un altro PC per escludere tutto il resto. Se su un altro PC fa lo stesso identico difetto, hai la conferma 100-100 che la scheda è rotta. Buonasera, una scheda madre RGB 12 volte faccia mettere ventre RGB? Esiste? No, non esiste un adattatore, Pep. Devi comprare devi comunque trovare un controller esterno. Non ti azzardare ad attaccare alla presa del 12 volte gli ARGB, perché si bruciano i LED. Devi trovare un controller tipo questo, che ha le prese RGB e si alimenta con il SATA. Poi alcuni hanno il cavo che va all'USB on board per gestirlo via software, alcuni hai solo il tasto, però ti serve questo per alimentare un dei LED ARGB. Ok, qui abbiamo, diciamo, finito. L'SSD l'ho messo. Allora, facciamo così, l'holder non lo metto perché domani, che arriverà l'SSD da 2 tera aggiuntivo, quindi il terziario, dobbiamo di nuovo rismontare la scheda video. Quindi, per evitare di fare attacca e stacca con 180 viti, metteremo solo una vite di supporto alla scheda grafica, così possiamo accenderlo e andarci a lavorare. Domani, poi, come arriva l'SSD, sarà più pratico svitarlo e montare l'SSD. Allora, detto ciò, lo andiamo ad accendere. Ussa, eccolo qua. Ottimo dissi, allora, Teschio, ottima dissipazione. Allora, lo accendo, 3, 2, 1 e si va. Che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Guarda questo Vortex come merita. La ventola di aria non c'è. Continuano a non mettercela. Guarda che spettacolo questo Vortex. Guarda. No, non posso. Ma che non puoi? Stai zitto. Stai buono. Fatte servire.
C'è un aspa. Ciao a tutti, Easyfix. Ma sui connettori dell'alimentatore della scheda video, l'adattatore che esce a 3 PCI, come lo avete collegato all'alimentatore? Io per paranoia usavo 3 cavi. Sì, anche questi sono 3 cavi dedicati, però non tutti gli alimentatori escono con cavi singoli, no? Dall'alimentatore al PCI Express. Alcuni escono che si ponticella. In quel caso, se hai un alimentatore, vabbè, in questo caso è una 4090, va da sé che è consigliato almeno un 1000 watt, ci puoi mettere pure un 850, ma se c'è un 1000 stai più tranquillo. E quindi a questo punto questo già ha 3 cavi che escono singoli, ok? Ok, non ce la faccio a tenere, briga da finire. Io sto e apri, lascialo là, che è di qua. È ingestibile. Ma cosa guarda su Twitch di qua? Sì. Almeno te guardi il PC tuo. Il cavo regge 600 watt, sì. Strano che un case di livello alto come questo non abbia né controller né ventola posteriore. Vabbè, davanti ragazzi ci danno 3 ventole ARGB, che in realtà il controller ce l'ha questo case. Le controlla? Ah, ma vedi che nuoto di nuovo! Che nuoto di nuovo! Guarda che roba! Hanno messo una striscia LED pure qua davanti, pure qua sopra. Bello! Senti come strilla, strilla, strilla. Peggio dei picchi, ma tu gli dai il top, lui vuole il top per due, esatto. Buongiorno Aci, am chic e staste? Eh? Caschitta Alessio, ma chi c'è sta? C'è Adrian. Ah, ma chi c'è sta? Ha scritto am chic e sta. Ho capito che interpreto, porca miseria. Einet FG, sì, vabbè. Comunque, mamma mia, te, Robiano, te devia proprio. Allora, accendiamo Friccichello, vediamo se funziona la scheda d'acquisizione. Di questo poi andremo a fare, vabbè, naturalmente dopo l'aggiornamento del BIOS. Nel frattempo installiamo Windows. Vedete come mi fate scivolmare di testa da qua oggi. Vabbè, è per un buon motivo. È per un ottimo motivo. Chi è che sta critica che ti sta a fa storie? No, non hai capito, perché mi ha portato altra roba per me. Io ho detto questa, c'è cioè, stato per mutare, non è che ho detto questa, vabbè, rivediamo. Invece lui non vuole. Lui non vuole, e quindi gli ho dato sti soldi e ora vuole spendere. Questo è il... No, io tocca cacciarlo via. È quello che... Allora, vedi un po' se la scheda acquisizione funziona. Speriamo di sì. Questa è la scheda mare 0790 Tomahawk Wi-Fi, tocca scaricare il BIOS. Vado subito. Sì, senza ventola posteriore spoglio sto PC, ditelo ad Adrian. Voi la regalano loro. No, ma te la danno col case la ventola posteriore. Allora, vediamo. Che avete combinato qua? Adrian, questa ventola? Visto che vuoi rompere scatole, questa ce la mettiamo noi. Prepara il mio. E siccome che se manca la ventola dietro. Scusa, non mi fate sentire male. Tu fa sentire male. Allora. Scusate, no. Allora, io ti ho detto. Mo perché vi è capitato voi. Vi deve arrivare. Se no altrimenti io posso aspettare che arriva, poi va acquisto un secondo momento un altro sensibile, ma siete costretto a prendere. No, che c'è? Prendete con la ventola dietro di questo case. Siccome non te la danno, te la danno quelli davanti. Niente, cerco di andare avanti, abbiate pazienza, c'è una discussione in atto. Va bene? F7. Se mi devo dare qualcosa. Non devi dare nulla, stai buono. Allora, nel frattempo ce ne vado a scalarti 14. Sì, e meno male che ce n'amo una. Questo è il Sì. Scusate una domanda, riguardante gli acquisti di scarico su StockX, non lo so, non ti so dire, non ho mai comprato, quindi non ti posso neanche dare il mio nulla osta per questa cosa.
Allora passiamo dall'H00 all'H20.20 e si va con l'aggiornamento del BIOS. Buongiorno Ludovico. Buongiorno, buongiorno. La parte trasparente del waterblock si può ruotare? No, allora no, in questo caso no, anche perché comunque non ha una parte dritta, cioè la scritta ce l'ha, ma è talmente piccola che non è che va messa in dritto. Io la metto in questo caso con i tubi davanti, perché con questo dissipatore, per fare questa curva più morbida, è meglio che arrivano sotto. Al momento che è rotonda e fa lo stesso effetto, preferisco metterla là. Allora, mo adesso però devo mandare i cavi dietro. Mo certo, questo il principale dello svapo grande, grazie per il raid e grazie a Ludovico che ha sbroccato e regala 5 abbonamenti alla community. Grazie ragazzi, benvenuti a tutti, ben arrivati a tutti i nuovi iscritti. Stiamo finendo di montare questo splendido esemplare di PC. Grazie ragazzi, grazie a tutti quelli che stanno mettendo il follow, benvenuti a tutti, grazie Ludovico che così ci ha pagato il caffettino. Ecco qua, tu lo stai toccando mentre aggiorna proprio così? No, io non sto toccando, nulla. No? Non sto facendo niente. Non lo fate a casa, eh? Installiamo Windows 11. Sì, esatto. Grazie per il buon lavoro. Grazie a cosa metto. Ciao, qui, amici. Grazie. C'hai ragione. Meno male che ci siete voi a dare con i vostri consigli. Comunque, devo ammettere che ultimamente solo live di qualità, eh? Mazza, fa tutti i bei PC, oh. Bei PC, bei componenti. Cioè, prima abbiamo fatto vedere una godlike, Anami. Ma che ne sai? 7,90 godlike. In realtà ci... Vabbè, quello è il classico. No, non attacco. Solo passati i cavi. Dopo troverò un modo pure per collegare la ventola. Perché questa qui la devo connettere. Mo trovo il modo. Allora. C'avete una godlike in negozio? Sì, esatto. Grazie per il follow al principale dello svapo che ci ha fatto un bel ride, grazie. Con 13 utenti, e grazie a tutte le persone che sono venute insieme a lui a trovarci. Benvenuti a tutti, ragazzuoli. Da fine mese Microsoft non rilascerà più chiavi di Windows 10, da ora in poi solo Windows 11. Beh, devo dire che comunque è anche abbastanza normale e capibile come tipo di cosa. Ha finito? Sì, lo so che la posso attaccare, però... Evitiamo proprio in fase aggiornamento BIOS, insomma, te fa. E magari mentre attacchi quella tocchi altro. Non potevo non farlo, dato che siete concittadini. Concittadini, grande. Fa molto piacere. Io... Dai, Diego, ma lo fa apposta, eh. Devo aspettare che riparti. No, vabbè, la devo fermare la vento. Ah, ecco, si è spento da solo. Quindi la tengo ferma. E la ventola posteriore la devo attaccare per farla ruotare, perché adesso è illuminata, ma non mi dica, vabbè, c'è il passante per attaccarla con... Lo so, devo vedere dove, perché questo è il cavo, così è un po' corto. Aspetta, fammi vedere se qua ce l'ha una presa. No, questa qua non c'è. Ah sì, ce l'ha. Allora la faccio rientrare, la faccio scendere, attacco sotto sopra la scheda video. Allora, grazie Toros, grazie per il follow, grazie. Ci manca lo mouse, esatto. Grande Doros, benvenuto. Eccoci qua. Siamo anche in perfetto orario, direi, nonostante tutto.
Devo dire che siamo ancora in orario. Dai, io, allora sei te, Non lo occupi. Non faccio più niente. Lo so, purtroppo devo inserire questa qua sopra. Dai, la tengo io con la mano. No, no, la tengo, è che questo deve, la devo far scendere. Per fortuna è che evento le sopra, queste qua girano pianissimo. No, perché pare che ti piace, infine. No, un po' mi piace, però fino a un certo punto, insomma. J-Line, la sospensione funziona male con tantissimi modelli di schede madri, con tantissimi sistemi operativi. Chiedi ad un amico. Purtroppo è normale questa cosa. Mi serve un po' di luce? Purtroppo no, Stefano. Almeno non al momento. Disco zero, vado. Bambini, mettiti la neve. Esatto, lui mette le dita dentro le ventole invece. Lo so, raga. È più forte di me. Allora, ecco. Poi vede colorati, vedo in zin. Zin. Ecco qua. Guarda, Ho fatto. Lo so, bilico. Fatto. Attaccata. Oh, che bello. Mi serve di tanto sì, ci posso mettere le paratie. Ma Claudio, non ha senso secondo me farlo al di fuori del BIOS, sennò tutte le volte devi aspettare di arrivare su Windows per gestirle. Che cosa? Poi se disinstalli il software, cioè una volta che fai una buona curva nel BIOS, alla fine te la gestisci. Ah, tu dici per la rotazione delle ventole. Black, non facciamo nessun undervolt in quanto non è vero che scalda la bestia. Molto semplice, l'hai visto? Sta allora, a 30 gradi. No, allora aspetta, Intel scalda questo tipo di processore, la serie 13 scalda, normalmente se portati sotto all'estremo, sì, certo. All'estremo, cioè se si mette a farlo girare, insomma. Ma comunque ci abbiamo messo un 360, ragazzi, No, devo dire che lo dissipa bene. Sono poche le applicativi che lo fanno salire intorno ai 90 gradi. Certo, se lo mettiamo su AIDA 64 con qualsiasi dissipatore è facile che arrivi intorno ai 100 gradi. Però è anche una situazione molto estrema. Quindi difficile riproporla. Sì. Ci andrà in XMP 64 giga, sì, 6000? Sì. Non so sicurissimo, sì, io, Sì. Cioè, non è detto che ce le va. No, ci va. Ci va perché ci ho mandato l'altra volta quell'altra a 7200 di frequenza. Ma era un Asus quella. Oh, complimenti, stai, sembra quasi a livello del PC fatto da Fabio. Sempre grazie, sì. Amici, gentilissimo. Non capisco se è ironico con me o te sta più a per culo. No, è tutte e due le cose. Tutte e due le cose insieme. Certo. Comunque, che schillato che è. È proprio schillato queste cose. Ma l'holder? Non ce lo metto perché dovrò riaprirlo per montarci l'altro SSD. Quindi lo stavo a mettere, poi tu sei arrivato con quello da tutela, ho detto aspetta, allora lo ritolgo, va. E non ce lo metto adesso. Sì. Sì, l'ho montato bene, grazie. Oh, vedi che ci va il video. Come ci va? Aspetta, ci mette un po', ma ci va. Questo bisogna aspettare una revisione del BIOS più recente, lo dico. No, ci va. Ciabina me l'ha fatto vedere, un LG 160 Hz IPS, ma il modello preciso non me lo ricordo. Non c'è nato, Ma in realtà non LED da nulla. Eccolo, va, entra un po' nel BIOS. Tanto se non ho detto lo dice. No, ma ci mette un po', ma ci va, Lo vedi? 6000, 64 giga. Sì, è vero. Bam! Vogliamo fare una curva. Ma secondo me è già. Vabbè, questo gli abiti perché. Sì, si possono abbassare un po' la curva dei. Sì, però almeno queste su system. Ma quelle della CPU erano principali, Già così è calato tantissimo. Le system sì, ma le devi giocare un po' poco. Ma
Pronto, si fixa? Già così vedi, 600, 700 già è meglio. Pronto? Sì. Salva e riavvia. Finito, ci manca il disco da 2 tera che è quello che ci arriva domani. Dopodiché il PC è finito. Venuto bello, eh? Non gli posso di niente. E dipende che cosa mi devi chiedere, perché se è una cosa lunga ci devi mandare la mail. Poi sta scheda d'acquisizione che funziona, ancora non ci ho fatto bene abitudine. Allora sì, ti devi mandare una mail per farti fare un preventivo. Sì, perché almeno te lo facciamo con calma, capito? Savage, non lo facciamo in live, no, poi i nostri, quelli che assembliamo noi, sono PC di clienti, quindi non è che ci mettiamo a giocare con i PC dei clienti. Noi siamo un negozio, li assembliamo, installiamo sistemi operativi, ma poi è rarissimo che facciamo test. Ne ha preso un altro modello similare, sempre LG, ma non quelli là, perché sono praticamente inesistenti. Quelli che gli hai consigliato te sul mercato non ci stanno, quindi tutto bello ma sulla carta. Quello, guarda, devi specificare poi nella mail quello che ci fai e il budget. Noi ti facciamo un preventivo su misura. Fase preliminare. No, questo qui costa tanto, questo sta sopra i 5.000 euro. Però si può fare anche da di meno, perché dipende che componenti prendi. Quindi nella mail è specifica e poi lo facciamo. Vai, 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 vai. Dipende, sì, perché noi comunque facendo più semplice e intuitivo. Ma guarda, Black, noi lo utilizziamo sempre, quindi ovviamente siamo un po' de parte, però quando ci troviamo con altri brand spesso alcune funzioni non le trovi. È vero che un po' è perché non siamo abituati noi, un po' sicuramente è perché sono un po' più nascosti. Allora andiamo avanti. Italia, italiano, ignora. Poi connettiamoci a una rete, in realtà lui è già connesso, dovrebbe esserlo almeno, ma non si connette. Questo non si connette perché quando è così che la scheda è troppo recente devi connettere al wifi. E non me lo chiede. Perché non te ne rileva. No, sicuramente lui ha la scheda di rete e non l'ha vista. Ciao Teschio. Ah, per quello mi dico, ho capito. Sì, beh, poi negli anni MSI comunque ha modificato molto poco la questione BIOS. Vabbè, io direi che comunque noi abbiamo... siamo abbastanza arrivati, sono le 4. Ah beh, sì. Siamo... che dobbiamo mettere una scheda di rete. Sì. Per farli installare, cioè gli connettiamo le antenne e lo mandiamo avanti. Tanto il PC è finito, possiamo tranquillamente... Ah, comunque anche con MSI hanno aggiunto degli adesivi che possiamo utilizzare per la batteria, sì, questi sono molto carini questi. Gli adesivi che si possono, questi vabbè, servono per differenziare i cavi. Ormai si usano probabilmente quasi più. E invece questi qui sono i vari adesivi che si possono utilizzare per le batterie. Per le batterie ed altro. Le famose batterie di cibo. Le batterie, sì, esatto. Allora, ragazzi, visto che siamo arrivati al termine di questa nostra bellissima e fantastica live, eccoci qua. Scusate, pronti? Mi avvicino. Allora, intanto ci tenevamo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, sì. Si sono followati, oggi sono followati e sabato un sacco di persone. Grazie a Lucius, a Ludovico che ha pure donato 5 sub, così l'ha buttate nel mucchio. Okay, e poi grazie a tutti quelli che hanno rinnovato il proprio abbonamento. Grazie a tutti, ragazzi. Un grazie ad Adrian. Vi ricordo che se vi piace come lavoriamo, volete farvi il PC da noi, andate sul nostro sito, c'è scritto richiedi il tuo preventivo, ci cliccate, è tutto guidato. Alla mail vi rispondiamo, in particolare vi rispondo io. Normalmente io li progetto e Stefano li assembla. Ci siamo divisi i lavori. Comunque, grazie ad Adrian, sia per questo nuovo PC, sia per il resto. Mo ci andiamo a litigare dall'altra parte. Esattamente, poi vi faremo sapere come è andata a finire.
Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, allora quelli di laboratorio ci troviamo venerdì su YouTube alle 2:15 circa, quindi sempre qui da laboratorio. Per i contenuti extra, quindi quelli fatti da casa, quelli di Fabio, i miei sulle auto, sui PC, sui gaming e quant'altro, ci trovate sui nostri canali personali, sia su Twitch sia sui canali di YouTube. Trovate tutti i link che compaiono in chat, potete andarci a seguire e followare. Stasera, per dire, sarà live Fabio su Twitch, giusto? Alle 21 circa. Stasera ci divertiamo perché facciamo una bella revisione dei VIP. Ah, mamma mia, io pure la dovrei fare. Infatti pure Teo mi ha detto, dai, facciamo ancora non. Sono due mesi, cavolo, famo. Stasera stecco un bel mamma po' di persone. E domani sera invece ci troviamo sul mio canale alle 21 per l'upgrade del PC. Quindi comunque sia, ci troviamo anche domani sera alle 21. Montiamo un po' di componenti nuovi e poi vi aggiorno come è andata a finire sta storia del PC simulatore. Oh, ragazzi, grazie a tutti di nuovo e ci troviamo alle prossime live. Ah, giovedì esce il video su YouTube. Ah, giovedì domani, video, mi raccomando. Incredibile. Giovedì video. Ciao. Giovedì video. Ciao.